Abbiamo incontrato il signor Magiatis, il proprietario di un ristorante, davanti alla sua banca. Ha cercato di ottenere un prestito per il suo locale sull'isola di Salamina. Per il momento, però, sembra una missione impossibile. Siamo stati in grado di ripagare i vecchi debiti, dice. Ma per quanto riguarda l'apertura di nuove linee di credito, beh, ci proviamo, ma per ora non accade nulla. Le banche dovrebbero sostenere la piccola imprenditoria, altrimenti si blocca tutto. Gli istituti di credito greci continuano ad erogare prestiti, ma lo fanno a tassi di interesse proibitivi. Mentre nel resto d'Europa si può ottenere un prestito a circa il 2%, in Grecia i costi per un imprenditore sono oltre il doppio. Stessa situazione per i crediti immobiliari, per cui nell'Eurozona il tasso è di circa 1,5%, in Grecia supera il 3%. Le banche greche sembrano ferite che non si rimarginano. I contribuenti greci hanno pagato oltre 60 miliardi di euro per salvare gli istituti di credito attraverso la loro ricapitalizzazione, ma non sembra sia bastato. Dopo tutti questi progetti che hanno gravato in modo profondo sul debito pubblico, qualcuno dovrebbe dire al sistema bancario greco che non si tratta di denaro privato fatto per essere distribuito agli azionisti, dice un economista. Per combattere la mancanza di crescita, l'esecutivo greco sta cercando di preparare un piano di proporzioni gigantesche, afferma la nostra corrispondente. Lo schema Ercole vorrebbe ripulire le banche greche e offrire garanzie sufficienti per emettere bond fatti per prestiti immobiliari che non apportano troppo denaro alle banche. Se funziona, esse potranno ritornare alla normalità. Σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ma ancora una volta il denaro dell'aiuto dovrà essere pubblico, nella speranza che questa sia l'ultima volta.